Diego Ferrara questa mattina presenta la sua candidatura ufficiale per quanto riguarda il centro-sinistra a sindaco di Chieti. Sì, approfitto di questa, diciamo, di questa conferenza stampa, di questo incontro con i giovani democratici, veramente con tanta contentezza. E come avevo detto anche a loro, l'incontro con questi ragazzi, mi fa, tornare con un tuffo al cuore alla mia giovinezza, al 1973, quando matricolo 1734 iniziai il primo anno di medicina, orgoglio di una famiglia piccolo borghese e monoreddito. Questo per dire che ho vivi tutti i ricordi di quei bellissimi anni di università a cui seguirono gli anni della mia attività e che mi fanno essere orgoglioso per quello che posso, non per quello che sono una modestissima persona, ma per quello che posso rappresentare per questi giovani e per tutti i cittadini di questa bella città. Sì, per quanto riguarda le finanze, cosa si prospetta? Allora, la nostra è un'opera, come si dice, è un lavoro, diciamo, quotidiano, non solo di avvicinamento o reclutamento che avevano perché non usciva ancora il candidato di sinistra. Per quanto riguarda le alleanze, l'unica cosa che posso dirle è che rimarremo fermi nell'area di centro-sinistra e quindi alleanze strane a destra o che possono essere controproducenti in un immediato futuro, non ci penseremo neanche per un po', insomma. Sì, e quali saranno le linee guida della campagna elettorale e quali sarebbero le prime cose che farebbe qualora fosse eletto? Allora, le linee guida sono quelle di avvicinare il più persone possibile, il più alto numero di persone possibili, di avvicinare quelle associazioni che vivono nel sociale della città, che quindi hanno il polso quotidiano della vita pulsante della nostra città e soprattutto spiegare quali sono i nostri programmi. Cercheremo di condensarli, li abbiamo tutti in testa, ma cerchiamo di condensarli in pochissimi punti concreti e concretizzabili. E dopodiché la prima cosa, cioè ammettiamo che io diventi sindaco, cosa che ovviamente spero, la prima cosa è quella di reperire le risorse economiche per fare quello che vorremmo fare. Sto dicendo questo perché sicuramente con l'eredità fallimentare economica dobbiamo per forza rimboccarci le maniche e trovare il valido conduttore, bravi funzionari dei fondi europei ed avere soldi per fare tutto quello che ci promettiamo di fare.